Allora, Dario, come ti è sembrata questa edizione di Sintonie? Com'è stata la tua partecipazione? E soprattutto dimmi cosa farai nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, cioè dove sarà possibile ascoltare i tuoi prodotti? Allora, innanzitutto, come ti accennavo prima, la location di Sintonie è veramente splendida. Consiglio a tutti gli audiofili di venire a visitare questa fiera perché veramente la location merita. Le sale sono grandi, ben suonanti. Noi in maniera estemporanea abbiamo fatto solamente un'esposizione statica perché quest'anno abbiamo deciso di partecipare a più eventi e quindi le nostre risorse fisiche sono limitate. Abbiamo deciso di partecipare quest'anno, nei prossimi mesi, quindi per il programma invernale, alle manifestazioni di Giulio Cesare Ricci, il cui nome, Gran Galà dell'Alta Fedeltà, possiamo dire che ci affascina non poco. Quindi vedremo cosa il signor Ricci ci metterà a disposizione come sale e cercheremo di far esprimere al meglio alcuni marchi che porteremo. Abbiamo deciso come strategia aziendale di diversificare, anzi di differenziare i marchi che distribuiremo e stiamo attualmente distribuendo ai negozianti, ai retailer, appunto operatori del settore professionali, e da quelli che invece nell'alta fedeltà, high-end, diciamo esoterica, hanno bisogno di un approccio più personale, più diretto. E quindi già nel nostro sito potrete vedere quelli che sono i marchi presenti nella lista di distribuzione e i marchi invece di appartenenti a una lista che noi abbiamo chiamato di agenzia quasi, e in vendita appunto diretta. Noi porteremo alla fiera del signor Ricci alcuni di questi marchi importanti, come Plinius, come Balance Audio Technology, come ASR Mitter ed altri, come Vienna Acoustic nei diffusori, oppure Asher, sempre nella categoria dei diffusori. Abbiamo altri prodotti che invece faremo sentire, ma che saranno veicolati appunto tramite i rivenditori, come appunto Lumin, Matrix, Acoustic Energy, Golden Ear. Acoustic Energy è un marchio storico inglese che stiamo spingendo perché veramente merita come qualità costruttiva, come qualità sonica e per le persone che stanno rilanciando a livello internazionale il marchio e che lo sostengono non poco. Il signor Martin Hardin ci ha visitato ed è un esponente importante appunto di Acoustic Energy. Che avrà una novità a breve. Sì, avrà una novità, un diffusore che si chiama Corinium. Dal latino, in quanto l'Inghilterra è stata, diciamo così, una colonia romana, e quella zona dove Acoustic Energy ha il suo stabilimento, appunto, aveva questo nome. Ulteriori marchi che noi porteremo sono i nostri cavi. I cavi che ci accompagnano nella nostra attività da parecchio tempo, i cavi americani di Purist Audio e Straightwire, con le loro ultime novità e le loro ultime revisioni, come appunto G-Mod chiama, in quanto la linea dei cavi ha sempre lo stesso nome, ma delle revisioni successive, con un nome particolare. E quindi, oltre praticamente questi marchi che ho nominato, non possiamo dimenticare che, essendo noi distributori ufficiali di due sorgenti analogiche di riferimento assoluto, quali Kuzma, sloveni, da Frank Kuzma, massimo esponente, diciamo, del mondo degli analogisti, di cui ho assistito a parecchie lezioni, sarà con noi con alcuni giradischi di riferimento, come il Reference, come lo Stabi, e con il nuovo braccio importantissimo, unico al mondo, che è il Sapphire, la cui canna è fatta in zaffiro. E sarà una bellissima cosa poterlo ammirare fuori
forse sentire, ma non siamo ancora sicuri di essere in grado così in pochissimo tempo che appunto le fiere ci mettono a disposizione di mettere a punto un giro di dischi del genere, però sicuramente sarà possibile visionarlo. E un'altra sorgente analogica, storicamente importantissima, che ha dominato negli anni passati ed ha sicuramente ricoperto un ruolo storico importantissimo, è Oracle canadese, con la sua ultima revisione, il Delphi MK7. E la novità è anche il braccio di questo giradischi, che viene a questo punto aggiornato e prodotto dalla Oracle stessa. Questo è quello che speriamo di portare e di poter fare ascoltare in una maniera, non dico perfetta come queste macchine vorrebbero, ma almeno adeguata all'importanza e allo spessore del marchio e dei marchi. Quindi ricordiamo, Gran Gala dell'Alta Fedeltà a Roma, ottobre, Milano, Roma e Padova. Sì, le faremo tutte. E poi in base alle risorse fisiche che ci rimarranno, non sappiamo quante, vedremo se in maniera estemporanea parteciperemo in qualche altro evento di cui abbiamo avuto l'onore appunto di partecipare in passato, come la Puglia iFi Show eccetera, ma che per, ripeto, questioni semplicemente di tempo, perché molte fiere si accavallano, quindi dobbiamo fare delle scelte. Ma ci piacerebbe partecipare anche alla Puglia iFi Show, come speriamo di partecipare al Bari End, per proprio cercare di mettere a contatto gli audiofili con questi marchi, perché se no li vediamo solamente sulle riviste, li vediamo sui siti internet, ma non è la stessa cosa. Una cosa è poterli proprio toccare, ammirare, ascoltare, soprattutto discuterne insieme a noi con gli appassionati. Un'altra cosa è vedere in maniera molto fredda quelle che sono le fotografie, oppure leggere le recensioni. Certo, se no si prende un aereo e si va a Catania. Assolutamente. Okay. Assolutamente. Allora ci vediamo a Catania. Si mangia bene, certo. Si beve anche meglio e i dolci sono sensazionali, quindi chi vuole può venirci a trovare e uniremo il ludico al culinario. Grazie ancora. Di nuovo. Arrivederci, grazie Emilio.